Guarda che ti ho visto, Perché entri in casa mia? Ma che casa tua? Ma sei impazzito? Che puzza, Spri, ma perché puzzi così tanto? Perché me... No, probabilmente l'occhiccio sarà davanti a casa. No, non devo farlo andare lì. Ecco, lo sapevo! Loki! Loki, no! Ma Loki! Spri, ma cosa ci fai qui? No, Loki, che stai facendo? Scusa, va bene. No, non ci puoi entrare qui, lo sai. Ok, sì, scusa, vado. L'hai portato con qua, Loki? È un comportamento stranissimo, no? Guarda, io ero venuto qui proprio per chiedere. E chiedo un po' che non vedo Sbreezer. Che cosa gli è successo? Praticamente ha fatto entrare in casa, diciamo, una persona sconosciuta. E io non ero felice della sua situazione. Aspetta, non l'ho fatto entrare ancora. Ancora entriamo non l'ho fatto in casa. Ok, vuoi che ti offro un tè, un caffè? Grazie. Sì, stavo pensando più ti... Un caffè, va bene. Un caffè, grazie. Grazie mille. Ci sta provando con lei. Ci sta provando spaventosamente con lei. Grazie per il caffè. Ok. Beh, quindi che cosa... Dimmi, perché cosa ci sediamoci, mette? Sediamoci pure. Aspetta, però la sedia è un po' troppo scomoda. Andiamo di su nella camera da letto, ok? Che divano. No, va bene, però... Beh, intanto che ci sei, vieni, ti faccio vedere che cosa ho fatto. No, ma qui la casa è tutta rosa. Come mai? L'ho modificata un po' perché ogni volta Sbreezer, no, insomma... Era tutto blu e non c'era nessun spazio per me, quindi... Ah, vieni sul letto, vieni, sediti. Okay. Sì, no. sto qui. Ok, allora, comunque, niente, io ero venuto qua perché appunto Spreezer mi aveva... Cioè, è da tanto che non lo sento, quindi... Cioè, vi siete lasciati? Io non sapevo nulla di questo. Sì, abbiamo avuto un periodo difficile, non è stato facile neanche per me. Mi dispiace, davvero, c'è qualcosa che potrei fare per te? Adesso mi sa che anche i tuoi figli sono... Cioè, Sbreezer, sì, si sentono Dolcina. Un po' da soli e anche mi io manca sono la un po' figura da del sola. Padre, giusto? Mi manca... Sì, manca a tutti. Mi dispiace, dolcetta. Vieni qua. Ritorniamo insieme. Cosa cavolo sta... Grazie, Loki. L'ho abbracciato, cavolo, voglio abbracciarla io! Facciamo così. Allora, magari dopo il caffè, adesso lo tengo qui un attimo, a me piace un pochino all'americano, un po' freddo. Ah, facciamo ok. Così. Fammi conoscere un po' tutti, che non ho mai avuto veramente modo di conoscere Sbreezerino, Dolcina, da vicino. Oh, certo, Dolcina sì, l'ho rapita un po' di volte, però... Sono sicura che sono felice di conoscerti. Sì, mamma! Ok, ciao, allora... come state? Bene, ciao, Sbreezerino! Per farti, insomma, due chiacchiere. Ti faccio una domanda, così, capito. Giusto per capire un attimo la situazione. Ti manca tuo papà? Beh, sì, mi manca un sacco, papà! Ancora mi ricordo le volte che giocavamo insieme! Oh, ma lo sai papà, che... Dov'è? Papà, mamma, la rifarire! Tranquillo. Oh, mamma mia, questi bambini... Dolcetta, io amo i bambini, Cosa? No, niente, guarda, anche io so fare un sacco di giochi. Ho un sacco di giochi io, lo sai? Esatto. Che cosa? So fare tantissimi giochi io. Tipo? Per esempio, nascondino, murder, metti il figlio nel lavandino, dentro al water... Sì! Ma non sono giochi quelli, no! Sai non mi piacciono! Anche alla Switch, Loki? Cosa? E giocare anche alla Switch, magari qualcosa che è Sbreezer. Sì, la Switch ti piace, Sbreezerino, vero? Sì, mi piace un sacco la Nintendo Switch, sì! Tantissimo! Oh, vedi? Ti posso regalare 3 giochi della Switch nuovissimi, va bene? Oh, wow, davvero? Non l'hai sentito, ok, allora, va bene, questo figlio è andato. Basta, non sono giudicato, sono solo... Cosa? Capito, vabbè, poi... ciao! Okay. Ciao! E Dolcina, invece? Wow, sì, vai molto d'accordo con Sbreezerino. Vero. Dolcina, posso entrare qui? Ah, ok, va bene. Ok, dobbiamo... Aspetta, giusto... dilli che ci sono anch'io. Appisalo, perché c'è Loki e vogliamo solo parlare. No, non ti fa niente, te lo giuro. Ci sono io qui, guarda. Dolcina, tranquilla. Ma che cosa vuoi? Non gli offre nulla. Io sentivo le tue urla da casa mia. Anche tu vuoi la Switch, vero? Cioè, tu vorresti una Switch tutta per te, senza condividerla con Sbreezerino, vero? Sì. Oh, ha ragione. Allora, guarda cosa ho qui. Ho una bellissima Switch per te. Ti piace? Non ci credo. Sì, mi piace tantissimo, perché sei pure rosa. Ti ringrazio. Oh, di grazie, Loki. Grazie, signor Loki. Oh. Chiamami... Beh, forse è un po' troppo presto per chiamarmi papà, ma chiamami... Sem papà, va bene? Un altro giorno. Loki, cosa stai facendo? Ma è vero, papà? Ok, adesso ti lasciamo giocare con la tua Switch. Cosa stai facendo? Non possono chiamarti papà. Scusa. Nel senso, effettivamente hai i capelli blu e un po' di blu manca in questa casa, però... È vero, forse potrei... Aspetta, facciamo così. Allora, dato che adesso... È bella questa
non vorrei autoinvitarmi, però manca comunque la figura del padre, quindi nel senso non penso gli dispiacerà a Freezer, se tanto lui non c'è. Se cambiamo un attimo i colori di questa stanza, facciamo tipo un po' di rosa perché tu lo volevi, no? Però tipo metà stanza la facciamo azzurra, ok? Sì, che cosa, è un'ottima idea, hai ragione. È il mio, è colore azzurro, no! Ecco. Non mi ha mai chiesto nulla. No! È molto carino da parte tua. Io so le esigenze. Ti sta conquistando la mia ragazza. So le esigenze di una donna. Se, metà per te, metà per me. Lui invece era molto egocentrico. Questa stanza era tutta azzurra. Sì, tutta è per vero, lui. Non c'era. Sì, è vero, è vero, è vero. È vero, è vero. Avete ragione pure voi. E poi... è stato molto egocentrico. Vero, Sbriserino? Non voleva neanche regalarti le due Switch. Cioè, e sì, costringeva esatto. te e tua sorella a litigare ogni volta per la Switch. Ma io ho comprato le Voodoo. Come è possibile? È vero, ha ragione. Non ha mai comprato gli stessi regali a entrambi in modo che non fossero gelosi. Esatto. Poi è andato a prendersi l'iPhone 11 per sé, perché c'ero anch'io quel giorno. Se l'è preso per sé, tu gliel'hai chiesto e lui ha fatto storia. Ha fatto storia perché non te lo voleva prendere neanche a te. Ti ricordi? È vero, ci è voluto un po' per convincerlo. Cioè, l'hai dovuto sì, convincerlo. È vero, come... è vero! Tu sei la sua metà, dovrebbe condividere tutto con te. Esatto, esatto, come hai ragione, Loki. Tu sì che mi capisci. Dai, facciamo così, condividiamo un'altra cosa insieme. No. Non il letto, perché vabbè, c'è prima il caffè, poi aspettiamo che gli altri si addormentino. Ma condividiamo una bellissima cena. Che bugiardo! Allora, una bellissima cena, hai intenzione di... Beh, che cosa ti posso fare allora? Guarda, lo so che magari ti stupirà come cosa, ma a lume di candela facciamo che cucino io. Spreezer sa cucinare, un uomo che cucina. Mm? Oh, Spreezer non ha quasi mai cucinato. Dai, dai. Allora facciamo così, ti cucino. Qual è il tuo piatto preferito, dolcetta? Beh, diciamo in questo periodo il sushi. Il sushi? Lo sai fare, lo sai fare? Certo che so fare il sushi. Allora, vediamo dov'è il frigo. No. Qua, ecco qui. Allora, un po' di... Ti piace il salmone? Sì, lo adoro. Allora, ecco qui. No, un po' di salmone. Sto facendo il sushi, aspetta. Ecco. Cavolo, qua. Non ci allora. Credo. Cavolo, non riesco a fare il sushi. No, no, si sta ecco innamorando, qui. Dolcetto, ragazzi, si sta innamorando, dolcetto. Non è possibile, cosa dovrei fare? Cosa cavolo dovrei fare, raga? Un po' cosa di riso. Cosa dovrei fare? No, 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 no. Basta, devo suonare in qualche maniera. Come posso fare? Devo trovare un metodo. Ecco qui un po' di sushi. Ecco a te, ti ho preparato. Guarda che bello. Ecco fatto. Wow, ma è proprio uguale. Quasi come quando lo compriamo fuori. Sì, c'è anche la wasabi, ti piace? Sì, l'adoro. C'hai bisogno? Tu sai usare le bacchette, no? Giusto? Sì, certo. Non suona. Suona, suona. Senti anche tu questo rumore? Non lo so, magari sono i bambini che giocano. Sì, sì, sono i bambini che giocano, non era il campanello, sono i bambini che giocano. Spero sono io. Ah, ok, okay. Allora, vieni qua, quindi... siediti, tranquilla, ti prendo una sedia, ecco qua. Come un vero gentiluomo, ecco una sedia. No, no. Oh, come e ne eccone una anche per me. Mancava tutta questa, non lo so, qualcuno che si prendesse cura di me. No, ecco no. Qua. E a lume di candela, noi adesso ci godremo. Aspetta, questo bellissimo sushi. Ma stanno suonando? Non stanno suonando, sicuramente è un rumore di sottofondo. È la Switch, è quando livellano sulla Switch. Sì, sì, c'è Dulcine e Sbriserini. Aiuto! Wow! Va bene, va bene, va bene. Ok, non è la Switch. Allora, guarda che ti ho visto, Cosa c'è? Perché entri in casa mia? Ma che casa tua? Ma sei impazzito? Sei un bugiardo. Ma di cosa stai parlando? Sei un falso. Dolcetta, tu conosci questo? Guarda com'è sporco, sì, che in la faccia. Conosco. Che puzza, Sbri, ma perché puzzi così tanto? Perché mi hai sfrattato da casa, ecco per quale motivo. Io non puzzavo così tanto quando mi hai sfrattato. Era un po' ok, piangevo sempre, ma non puzzavo così tanto. E possiamo ritornare insieme? Loki mi sta trattando così bene. No. Senti, fai non così. Non l'hai mai fatto. Fatti una doccia e poi ne riparliamo, ok? Dai. Cosa? A questo punto, ciao, vai via. Oh cavolo. Oh no, 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 no. Vai via, fuori, fuori. No, cosa? Fuori, no, no, fuori, no, cavolo. Cosa sta succedendo lì dentro? Loki, difendimi, aiutami. Cosa? Brutto maledetto. Vai fuori da casa mia. Cosa? Vai fuori. Ma che casa tua? Ma cosa? Ok,
Sappiamo già cosa fare. Esci. Esci immediatamente o chiamo la polizia. Mi stava okay. per picchiare, ma te ne rendi conto? È venuto dentro casa per picchiarmi. È venuto dentro? Nonostante io gli abbia detto di star fuori? Qui dentro c'è un nuovo uomo che difende la casa. Non con intrusi, vicini, eccetera. Questa casa sarà protetta d'ora in poi. Io, Dolcetta, ti riesco a dare anche protezione. Hai capito? Ragazzi, sapete cosa mi ricorda questa cosa? Quando vi ricordate che io ero andato indietro nel tempo e Dolcetta non c'è stato più modo di riconquistarla? Beh, mi sa che è giunto una seconda volta. Mi sa che l'unico che possa aiutarmi è proprio... Saggio Scaggio.